Decorare la tavola di Natale è uno dei momenti più belli che riguarda l'allestimento di decorazioni natalizie in questo magico periodo dell'anno. Se amanti del Natale, infatti, oltre ad addobbare le stanze di casa, non si può di certo fare a meno di cercare addobbi natalizi per tavola da pranzo, in modo da poter servire gli ospiti cercando di apparecchiare in maniera perfetta e trasmettendo tutta la magica atmosfera che si respira in questo periodo di feste. Rinnovare la tavola con un budget ridotto ai minimi termini e tanta creatività è facile e divertente. Le ultime tendenze in fatto di mise en place riguardano anche i grandi classici che non stancano mai. Natale è bello rosso, noi lo abbiniamo anche con il bianco. Quest'anno molto belli sono i bicchieri rossi, sia per quanto riguarda l'acqua che per quanto riguarda il bicchiere vino. Abbiamo anche abbinato questi piatti, tengo a dire in porcellana, il piatto piano bianco e il piatto fondo invece rosso, quindi giocare sempre con questi colori. E molti prodotti in porcellana possono andare proprio in forno. Molto simpatico e anche da addobbare a questa tavola che abbiamo qui appena adesso apparecchiato, anche l'insalatiera, oppure il piatto dolci, oppure il piatto della portata. Non solo piatti e bicchieri, il decoro della tavola prevede anche delle regole per il centro tavola adeguato e bon ton. L'occasione del Natale si pensa solo agli elementi freschi, quindi parliamo di elementi green, e quindi abete, agrifoglio, fiori recisi, pigne, e gli elementi sono tanti che si possono utilizzare. Possiamo utilizzare una base come centrotavola per il pranzo di Natale, una base in legno con elementi, come dicevo, di abete, con varie cose rustiche. Qui parliamo di rustico. L'elemento che può distinguere e far piacere ai commensali può essere il segnaposto, che in questo caso in un elemento, cioè in una tavola rustica, si può donare un rametto di vischio, quindi come portafortuna. Quello che invece possiamo distinguere, ad esempio, è l'elemento elegante. Nel momento che abbiamo una mise en place bianca, oro, con bicchieri di cristallo, possiamo distinguere il centrotavola con una base molto pulita, quindi un solo tipo di abete, con elementi dorati, quindi elementi sempre naturali ma che hanno colorazioni che riportano alla mise en place.